A Dornavasso, intitolato il Museo Parrocchiale Adonermus Bovio, che dopo 40 anni di servizio lo scorso anno se n'è andato. Un personaggio importante per la comunità di Ornavasso che, oltre a svolgere in maniera speciale il suo compito di parroco, ha trasformato la sua passione per l'arte in una raccolta di opere, con lo scopo di tutelarle e di promuovere il loro valore e la loro bellezza. Abbiamo scelto di intitolare questo museo a lui perché è stato fortemente voluto da lui fin dalla metà degli anni Ottanta. Ha cercato di radunare in questo posto le varie opere artistiche disseminate nei vari edifici religiosi del paese in modo che potessero essere più fruibili dalla popolazione e si potesse procedere a un restauro delle opere più danneggiate. Già nata negli anni 90, la struttura era stata aperta per poi essere richiusa qualche anno dopo. Grazie però alla determinazione dei volontari del gruppo Museo Ermus Bovio, il museo ha ora una seconda vita. L'obiettivo è quindi far riscoprire e divulgare il grande patrimonio culturale e artistico di Ornavasso, tra cui è presente anche il compianto del Cristo Morto, un gruppo di 8 statue realizzate nel 1600. L'opera in legno cavo veniva utilizzata durante le processioni tipiche della Settimana Santa e ha mantenuto il suo ruolo fino al 1960. Diversi anche i dipinti relativi alla vita e alla storia di Cristo e della Vergine Maria, provenienti da tutte le chiese di Ornavasso. Visibile ora all'interno del museo anche l'esposizione di 30 ex voto provenienti dalla vasta collezione del Santuario del Boden, che spaziano dal 1700 fino ad oggi, testimone dell'evoluzione della religiosità popolare locale. Il museo rimarrà aperto fino al 17 dicembre e potrà essere visitato il sabato e la domenica al mattino dalle ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle 17:30. A disposizione del pubblico anche una guida digitale che, tramite alcuni tablet forniti dall'Associazione dei Musei del VCO, accompagneranno gli spettatori nella visita al museo.